Il Comune di Sanza ottiene un ottimo risultato in tema di raccolta differenziata nel dossier Comuni Ricicloni 2022 di Legambiente per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Sanza infatti si colloca primo nel Vallo di Diano e diciottesimo in classifica generale della Campania, con 47,3 kg di rifiuto secco residuo per abitante all'anno. Comuni Ricicloni è un concorso rivolto alle realtà che inviano i dati di produzione dei rifiuti nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi. Organizzatori. I quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti sono stati richiesti attraverso i codici EER previsti dal decreto ministeriale 26 maggio 2016 e per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata si è adottata la formula prevista dal medesimo decreto. Sono così entrati a far parte della raccolta differenziata anche i quantitativi di rifiuti inerti conferiti alle piattaforme ecologiche comunali, ma fino ad un massimo di 15 kg per abitante all'anno. Un importante risultato per il comune di Sanza che punta però ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata nei prossimi anni grazie ad un lavoro capillare di sensibilizzazione sulla cittadinanza. Il nostro sistema di raccolta porta a porta ha fornito nel tempo ottimi risultati, ha affermato il sindaco Vittorio Esposito, ma questo non ci deve e non ci può soddisfare del tutto. Dobbiamo migliorare e lo faremo grazie al lavoro prezioso degli operatori impegnati nella raccolta porta a porta e grazie soprattutto alla sensibilità e all'attenzione dei nostri concittadini. Questo merito infatti è di tutta la comunità. Soddisfatto anche il consigliere delegato all'ambiente Angelo Marotta, un risultato buono ma che ci impegna a fare molto di più, ha affermato. È l'occasione questa per ringraziare anche tutti i volontari che a cadenza periodica con le giornate del voler bene a Sanza si cimentano nella pulizia di quelle aree dove ancora quei pochi incivili che pur ci sono, osano lasciare in giro spazzatura che potrebbe essere tranquillamente conferita a casa durante il porta a porta. Ma questo non ci scoraggia, tutt'altro, anzi, proseguiremo questa nostra azione finalizzata a raggiungere la vetta della classifica regionale nella differenziata, ha concluso Marotta.